YouTube Italia è un posto bellissimo, un'opinione che nessuno condividerebbe con me in questo istante. Salve a tutti quanti, io sono Terenas e questo qua è un video in cui effettivamente non so che cosa andrò a dire, ma voglio semplicemente sfogarmi e vedere che cosa succede al primo tiro e al primo cut. Probabilmente finirò per tagliare qualcosa perché sarò esagerato, eccessivo, anche se non dovrei farlo, però sono un bravo bimbo e mi piace filtrare abbastanza ciò che penso perché tendo a essere esagerato e estremamente oltre le linee quando non filtro i miei pensieri. Al momento YouTube Italia, per quanto mi riguarda, potrei letteralmente dare fuoco a una trentina, quarantina di canali e sarei estremamente contento di questa cosa. Ma al contempo la mia parte logica e più razionale del mio cervello mi ricorda che YouTube Italia è bella perché è anche molto 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 diversa. C'è una diversità di canali enorme al momento su YouTube Italia. Quelli che smerdano gli altri, quelli che fanno i prank, quelli che fanno i gameplay, quelli che fanno i vlog. Insomma, c'è una marea industriale di cose fantastiche, di contenuti per pubblici diversi. Questo è quello che pensa il mio cervello. Ci arriva, ci ragiona e dice: ok, dai, non è la situazione, non è così malvagia, ma il dramma attira tantissimo ed è fantastico fare visualizzazioni sulle spalle degli altri, parlando degli altri, perché è comodo, e mettere la tag YouTube Italia e 5 canali che non sono il tuo, che hanno più visualizzazioni del tuo, ti permette di fare views facili, come sempre, perché parlare degli altri male è sempre bello, sempre facile. Tutti possono parlare male degli altri. Parlare bene invece della piattaforma, provare a cercare il positivo di questa piattaforma invece è difficile. Cerchiamo sempre di sminuirci, cerchiamo sempre di trovare merda su merda su merda su merda su merda. E non dico la parola merda perché cito YouTube fa cagare. YouTube fa cagare è semplicemente un'altra delle forme in cui si è evoluta YouTube Italia e non la disapprovo. Per me va benissimo che esista. Non mi dà nemmeno tanto fastidio, detto onestamente, perché lui fa le sue views, io faccio le mie e sti cazzi. Voglio solo arrivare a un punto in cui basta, cioè protestiamo e basta. E sembra, e qualcuno dirà: ma l'apo, protesti solo dei modi in cui gli italiani si comportano, ecco. Poi qualcuno dirà: oh mio Dio, dai solo la colpa agli italiani. No. Questa volta siamo soltanto noi che consumiamo i contenuti YouTube Italia, perché siamo un pubblico abbastanza diversificato e siamo un pubblico anche abbastanza diverso dall'italiano medio. Magari non siamo estremamente diversi dal pubblico dell'italiano medio, ma siamo una categoria abbastanza definibile. Siamo delle persone che consumano contenuti online, siamo tantissimi, abbiamo una marea di gusti diversi e a quanto pare questo è una cosa che è inaccettabile. Dobbiamo uniformarci ad avere dei contenuti. Questa è l'idea principale che passa per la mente di tantissima gente oggigiorno, che ci sia qualcosa che sia meglio, che dei contenuti che siano di gran lunga meglio degli altri, e non c'è modo per sfuggire, e tutta la colpa è del clickbait, e tutta la colpa è di questo, e tutta la colpa è di quella, colpa, sempre colpa di qualcuno, colpa di qualcosa, qualcosa è peggiorato, qualcosa sta andando peggio, non si va in salita, non ci sono contenuti migliori. Vogliamo sempre cercare la merda, sempre cercare la critica, sempre cercare la situazione del cazzo, e vedo più in tendenza contenuti in cui si parla di merda, di tutto quello che c'è, piuttosto che contenuti in cui si fa effettivamente qualcosa, si dà qualcosa con cui si intrattiene il pubblico. C'è chi spaccia lanciare merda ovunque come un contenuto, e non è YouTube a cagare, ma tanti altri che fanno questa cosa. Ma quelli non sono contenuti, sono modi facili per fare visualizzazioni, con titoli clickbait per poi insultare e denigrare i titoli clickbait, e poi utilizzare le stesse meccaniche che utilizzano altri YouTuber per mantenere i propri viewers fidelizzati. Insomma, semplicemente siamo arrivati al punto in cui c'è chi spala merda, ha il diritto di farlo e mi va benissimo. Perché? Perché la mia parte razionale mi ricorda: ognuno ha il diritto di dire il cazzo che vuole. Però io onestamente sono contento di questa YouTube, e anche se sembro molto deluso da questa YouTube, non lo sono effettivamente. Sono diventato ormai neutro alla cosa. YouTube è un posto magnifico al momento, è estremamente diversificato, mi va benissimo così, la gente può dire il cazzo che vuole, io ho la mia opinione per quanto riguarda ciò che penso di alcuni canali YouTube, ma non ne ho interesse a parlarne, non ne ho minimamente interesse a parlarne. Perché? Perché non ce n'è bisogno per fare visualizzazioni. Se voglio fare qualcosa per fare visualizzazioni, farò qualcosa per fare visualizzazioni. Io faccio i miei contenuti, mi diverto, faccio il cazzo che voglio, sti cazzi.
se gli altri vogliono fare qualcosa perché per parlare degli altri, per smerdare gli altri, vogliono lanciarsi addosso la merda, vogliono versarsi addosso l'acido solforico, vogliono prendere per il culo le persone dicendo di fare una cosa e poi non la fanno, vogliono vendere cose che non fanno, facciano pure. È una piattaforma libera e ognuno è libero di fare il cazzo che vuole. Io farò il mio, gli altri facciano quello che vogliono. Se preferite passare il vostro tempo a smerdare gli altri, a pensare a quello che fanno gli altri, forse avete qualche problema nella vostra vita e vi consiglio vivamente di visitare uno psichiatra o uno psicologo. In Italia, sai, c'è questa diversificazione stupida e inutile, però va bene così. YouTube Italia è diversa, io non l'accetto del tutto, ma è diversa e questo mi rende contento. Perché? Perché ognuno può guardare il cazzo che vuole, però a rompere le palle c'è sempre qualcuno.